ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi qualcosina degli acquisti che ho fatto l'altro giorno. Sono veramente pochissime cose, sono stata da Primark e da Bershka e poi vi mostro le cose che mi sono arrivate negli ultimi giorni, nell'ultima settimana. E parto da questo massaggiatore per il collo, si può utilizzare sul collo, a metà schiena e nella parte bassa della schiena. È un massaggiatore non rilassante, l'ho già provato perché ero veramente curiosissima. Questo, se vi può interessare, lo potete trovare su Amazon, comunque vi metto tutti i riferimenti come sempre qua sotto nell'info box. È un massaggiatore perfetto se avete problemi di cervicale, se vi fa male il collo o se avete anche dolori alla schiena. Si utilizza attaccato alla corrente, c'è il suo adattatore, insomma, diciamo, funziona soltanto attaccato alla corrente e volendo funziona anche in macchina, infatti c'è il suo adattatore, si attacca il filo a questo e si accende, ci sono poi qui i tasti, il primo serve ovviamente per accendere il massaggiatore, il secondo tastino invece serve per cambiare la direzione del massaggiatore, il terzo per regolare la velocità o per diminuirla. E invece il quarto per riscaldare il massaggiatore, quindi riscaldare la parte dove sta massaggiando. Questo ancora non l'ho provato. E stavo leggendo poi sul libretto di istruzioni, si spegne automaticamente dopo 15 minuti e poi si può utilizzare oltre che nella parte superiore della schiena e del collo, nella parte media della schiena e nella parte bassa, come dicevo prima, si può utilizzare anche sulla gamba, sempre tenendolo, appoggiandolo sulla foscia. Così, in questo modo. Si può poi utilizzare anche intorno alla vita oppure sul braccio in questo modo, farlo lavorare così. È molto interessante anche l'idea di utilizzarlo in macchina. Su Amazon ho visto le recensioni e per chi soffre di questi problemi dicono che sia una salvezza. Io fortunatamente non soffro né di mal di schiena né di torcicollo, però per chi ne soffre è sicuramente un buon aiuto. E quindi, se vi interessa, vi lascio qua sotto il link nell'info box. Poi Daniel Wellington mi ha dato la possibilità di scegliere un altro orologio sul loro sito e stavolta l'ho scelto l'ho fatto scegliere a lui, visto che io ne ho alcuni di Daniel Wellington, ho voluto farlo scegliere a lui e ha scelto questo, il black, il classic black. Questo ce l'ho anch'io, proprio identico, con il quadrante ovviamente leggermente più piccolo. Lui ha scelto giustamente la versione da uomo, quindi il quadrante più grande, tutto nero con la ghiera proprio come la mia in oro rosa. Gli orologi di Daniel Wellington mi piacciono molto, ne ho tre e sono ancora perfetti. Ovviamente il cinturino in pelle rispetto a quello ai modelli in acciaio dura un po' di meno, ma però stavolta dal 15 agosto, quindi da domani, se non ricordo male, in realtà per voi è da oggi, c'è la promozione. Se acquistate un orologio, un qualsiasi orologio Daniel Wellington, avete la possibilità di scegliere in omaggio un qualsiasi cinturino extra da abbinare, da intercambiare all'orologio che avete scelto. E questa è una cosa fantastica, una promozione veramente molto interessante, perché pagate soltanto l'orologio ma in più avete anche un cinturino da poter intercambiare con il modello, e spesso volentieri, avendo la possibilità di cambiare il cinturino, poi si trasforma anche l'orologio perché sembra un orologio completamente diverso. E questa è veramente un'offerta molto interessante che non dovete lasciarvi sfuggire se avete intenzione di acquistare un Daniel Wellington. Come sempre, comunque, vi lascio scritto qua sotto nell'info box e anche qui sopra il video il codice sconto del 15%, se non ricordo male, DW, quindi le iniziali di Daniel Wellington e poi Giada, per avere il 15% di sconto, che è valido fino a fine mese. Comunque trovate scritto tutto qua sotto, perché forse credo di non aver sbagliato, però si sa mai, quindi qua sotto nell'info box trovate tutto nel dettaglio. E veramente molto molto bello e non vedo l'ora adesso di darglielo. In realtà l'ha già provato, però gli ho detto no, lo devo tenere perché lo devo far vedere alle ragazze, quindi appena faccio il video poi te lo posso dare. Adesso vi faccio vedere invece le cosine che ho preso da Primark, sono veramente pochissime. Anzi no, prima vi faccio vedere quello che ho ricevuto da L'Oreal. In realtà questo pacchettino, o meglio questo pacchettone perché è gigante, mi è arrivato ancora 2 settimane fa. Vi ho mostrato qualcosina su Instagram Stories e anche in un post dedicato su Instagram, ma qui su YouTube ancora non ve l'avevo fatto vedere. E mi hanno mandato questa scatola gigante con all'interno, innanzitutto l'hashtag mai una gioia, con all'interno 16 rossetti liquidi. Guardate qua
Che meraviglia! Questa confezione non ho assolutamente intenzione di buttarla perché è veramente molto molto bella. I primi 5 rossetti liquidi sono con effetto laccato, quindi restano super lucidi sulle labbra. Qualche colore l'ho già provato, però tutti ancora no. Poi ci sono questi altri 5, 2, 4, 5, sì. Questi che sono invece semi matte. Di questi ho provato il primo, questo qui, e anche questo rosso che mi piace molto. Mentre invece gli ultimi, questi 6, sono invece rossetti liquidi matte. E uno di questi lo sto indossando proprio oggi in questo video, che ho lasciato fuori perché avevo paura di dimenticare il colore. Ed è questo, il numero 211. Ed è questo bellissimo nude, diventa opaco subito, dopo un minuto neanche è subito opaco, si asciuga abbastanza velocemente e anche l'applicazione e l'applicatore è molto buono, è così, tipo quello dei gloss, quindi si applica tranquillamente, non fa sbavature. Veramente mi ci trovo benissimo, appunto non ho ancora utilizzato tutti i colori perché come potete vedere sono tantissimi, però quelli che ho utilizzato mi sono piaciuti parecchio ed ecco qua la meraviglia che mi è arrivata da L'Oreal, grazie mille, sono veramente impazzita quando ho visto questa confezione perché è veramente magnifica. Adesso invece vi faccio vedere le tre cosine che ho preso da Primark perché sono veramente tre cosine. La prima cosa che ho preso è stato questo tappetino per pulire i pennelli, sì, tappetino pulisce i pennelli di make up a forma di labbra, azzurro. Ho scelto questo più grande per avere la possibilità magari di pulire anche più pennelli insieme, c'erano anche proprio piccolini con altre forme però molto più piccoli. Questo l'ho pagato 2,50 euro, ancora non l'ho utilizzato e mi incuriosisce parecchio, ha proprio i dentini, cambiano un po' in base all'angolo del tappetino, però ci sono dei dentini per andare a pulire bene le setole dei pennelli e veramente mi incuriosisce molto. Poi ho preso questa cassa, questa mini cassa per ascoltare la musica tramite Bluetooth, la musica del telefono, e funziona, non pensavo che si sentisse così bene, invece si sente benissimo il volume, se tenete il volume è al massimo del telefono, anche qua si sente tantissimo. Questo tra l'altro ha anche la ventosa, quindi volendo potete attaccarlo in bagno nel box doccia e ascoltare la musica, si sente veramente benissimo. C'è anche la possibilità di cambiare la musica direttamente da questo dispositivo. L'ho pagato pochissimo, per quello che vale l'ho pagato veramente pochissimo, 9 euro, e si sente, vi giuro, si sente bene, non pensavo, perfetto, per 9 euro non si sentirà bene, ho detto però proviamo, e invece devo dire che si sente veramente benissimo, sono rimasta molto molto contenta, infatti vuole prenderlo anche Ste perché veramente vale per il prezzo che ha, è un prodotto molto molto valido. E volendo si può anche utilizzare la chiamata, o meglio se vi chiamano sul cellulare potete utilizzare premendo la cornetta e parlare, però ovviamente dovete essere vicini perché sennò voi sentite ma l'altra persona, abbiamo fatto una prova, l'altra persona al telefono invece non vi sente se siete un po' distanti. E veramente però molto molto contenta di questo piccolo acquisto che ho fatto da Primark. L'ho scelto azzurro Tiffany, però c'era anche arancio fluo. Ovviamente si ricarica tramite cavetto USB, qua c'è l'adattatore insomma dove infilare il filo e poi si collega o al computer tramite porta USB oppure con un adattatore, io utilizzo ad esempio quello dell'iPhone. La carica dura 3-4 ore e veramente top. E poi l'ultima cosa che ho preso da Primark è questo, lo apro bene, è questo portachiavi abbastanza appariscente, devo dire, a forma di ciambella, c'era soltanto rosa, la trovo veramente graziosa e poi è tipo è squishy, quindi super morbidosa. Non so ancora se attaccarlo alle chiavi della macchina oppure alle chiavi di casa, anche perché comunque sì, è veramente gigante, super ingombrante, però mi piaceva troppo e quindi l'ho preso, questo l'ho pagato 3 euro. E basta, da Primark ho preso appunto soltanto queste tre cosine.
Poi sono stata da Bershka e ho preso soltanto un paio di jeans, di shorts a vita alta, perché come vi dicevo non ne ho tantissimo, meglio ne ho soltanto un paio, e visto che adesso ho parecchi crop top o comunque body che stanno bene ovviamente all'interno dei jeans, mi piace abbinarli con i jeans a vita alta. Appena ho visto questi da Bershka, li ho provati e mi sono piaciuti un sacco indossati. Sono appunto a vita alta e la cosa bella che mi piace di questi shorts è che hanno tutte queste frange, questi strappi alla fine. Dietro hanno le classiche tasche. Ho preso la taglia 36, che corrisponde a una 40 italiana, e li ho pagati 24,99 euro. Veramente indossati sono bellissimi. Ci sono i bottoncini, non la zip, quindi questa è una cosa un po' scomoda, preferivo la zip, però vabbè, fa niente. Queste sono collezione nuova, li potete trovare tranquillamente in negozio perché non li ho presi con i saldi. Poi l'ultima cosa che volevo farvi vedere, che ho preso da Zara, o meglio che ho ordinato sul sito di Zara 2 settimane fa, è questo vestitino che mi piace ragazzi tantissimo, è veramente bellissimo. Se in telecamera forse non rende, è color carta da zucchero e questo colore mi piace molto. È a maniche 3/4 con questa manica un po' sbuffo, leggermente più ampia sul finale. È un vestito, o meglio è una tutina, perché in realtà sotto ci sono i pantaloncini. È comunque una tutina super super corta, però la cosa positiva è che appunto sotto ci sono i pantaloncini, quindi non si vede niente perché comunque è super, veramente super super corto. L'ho preso in taglia XS e ho dovuto cambiarlo perché, non trovandolo da nessuna parte in negozio, l'ho dovuto ordinare sul sito e ho preso la taglia S perché ho detto, metti che il pantaloncino sotto mi va stretto se prendo la XS, prendiamo la S, che solitamente è la taglia che prendo da Zara, e invece mi sono pentita perché mi è arrivato ed era grandissimo, quindi ho dovuto fare il reso e ho preso sempre su internet, perché in negozio non l'ho trovato da nessuna parte, la taglia XS, che comunque veste comunque molto molto morbida, quindi se portate una S e questo vestito vi piace, vi consiglio di prendere la XS perché altrimenti vi andrà grandissimo. Dietro è fatto in questo modo, ho messo anche una foto su Instagram, l'ho portato alle 5 Terre, indossato mi piace tantissimo con i sandaletti bassi, è veramente uno di quei vestiti che cercavo da un po' di tempo, e quando l'ho visto da Zara mi ha colpito subito. Così molto molto ampio, però è cortissimo, adesso in telecamera magari non sembra neanche perché non ci sta tutto nell'inquadratura, ma vi assicuro che è molto molto corto. Questo è anche perfetto adesso che arriva la stagione, o meglio che sta rinfrescando la sera, si sta leggermente rinfrescando, non fa più caldo come prima, e questo vestito è sicuramente indicato perché essendo maniche 3/4 copre un pochettino di più le spalle. Questo è stato proprio il mio acquisto mirato del mese di luglio, ho cercato come una matta questo vestitino e alla fine ho dovuto prenderlo. L'unica pecca però è che si stropiccia tantissimo e anche da stirare è bruttissimo. Comunque io spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto come sempre un po' di compagnia. Se è stato così mettete un bel pollice in su e iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao.